Apriamo pagina, si celebra oggi la giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto. A Napoli il ricordo commosso in prefettura dove sono state consegnate 7 medaglie ai familiari di deportati nei campi di concentramento. Annalisa Angelone. Ha lasciato un segno profondo questa esperienza su di lui e sulla sua famiglia? Moltissimo, moltissimo, perché mio padre era una persona molto chiusa, molto introversa, una tristezza sempre nei suoi occhi, sempre spenti, diciamo, c'era qualcosa che si vedeva, c'era un vissuto alle sue spalle di cui non ne parlava volentieri. Il padre di Emma, Edoardo Nota, napoletano, fu fatto prigioniero dai nazisti in Albania, internato in Germania e costretto a lavorare in una fabbrica di armi. Si commuovono mentre raccontano le sofferenze dei genitori e il loro sorriso triste, i figli dei 7 deportati di Napoli Provincia, che ricevono in prefettura la medaglia d'onore nella giornata della memoria. Roberto Modiano, rappresentante della comunità ebraica, ricorda le 15 vittime e l'eroismo dei napoletani che cacciarono i nazifascisti e fermarono lo sterminio già programmato dell'intera comunità. La memoria può rafforzare gli anticorpi perché non accada più, dice il sindaco Manfredi. E l'aggressione a un ragazzino di famiglia ebraica a Livorno fa capire, dice il prefetto Palomba, che questa giornata è tutt'altro che simbolica. È assolutamente fondamentale che questi valori partano dalle famiglie e dalle scuole. Se non tramandiamo questi ricordi, penso che tutto si possa perdere, invece no. Dobbiamo dire decisamente no.